La politica, dopo aver incassato le presidenze delle Camere, nel PD si lavora per concretizzare l'ipotesi di un governo Bersani a 48 ore dalle consultazioni di Napolitano. Le variabili però non sono poche, a cominciare dai rapporti con i 5 Stelle, alla freddezza di Montiani e all'incognita Lega. Dopo il voto a Pietrograsso da parte di alcuni senatori, 5 Stelle, Beppe Grillo smorza i toni e frena sull'ipotesi della espulsione per chi non ha votato scheda bianca. Oggi dal suo blog chiarisce: sono caduti in buona fede in una trappola del PD. D'altronde era come scegliere tra la peste bubbonica e un forte raffreddore. Già, il dialogo con Grillo, difficilissimo per il PD dopo quello che è successo al Senato e lo strascico che c'è stato, che in qualche modo oggi però si riassorbe. Prendo i soldi, Grillo perdona i suoi che hanno disubbidito. Tra la comprensione di oggi e la minaccia di espulsione di sabato per il voto a Pietrograsso ci sono 48 ore di rivolte in rete. La linea del leader questa volta viene messa in discussione. Uno vale uno, la parola d'ordine. Del resto i dissidenti non si nascondono, anzi sui social network esplode l'orgoglio grillino. 7 di loro fanno outing, ognuno rivendica a suo modo la scelta fatta. C'è chi spiega di non aver capito l'indicazione del gruppo e chi, come il senatore Vacciano, si dice pronto a dimettersi. Qualcuno punta anche il dito contro gli altri. Di prima mattina Grillo via web corregge il tiro. Alcuni in buona fede sono caduti nella trappola di PDL e PD, scrive comprensivo. Si tratta di decidere tra la peste bubbonica e un forte raffreddore, ma tutti sono avvertiti. Da ora in poi si decide a maggioranza. In gioco non c'è il presidente del Senato, ma le regole del movimento. Non si può disattendere un contratto. Chi lo ha firmato deve mantenere la parola. Così, dopo l'inciampo di sabato, i gruppi tornano a riunirsi fin dal primo pomeriggio. In agenda questioni organizzative, ma non solo. Si parte al Senato, poi il capogruppo Crimi si trasferisce a Montecitorio. Porte chiuse, giornalisti tenuti a distanza. Oggi si preferisce la cautela. L'annuncio ufficiale è che il processo ai dissidenti è rinviato. Non esce dall'agenda, ma è appaltato al voto dei gruppi, anche se loro non sembrano spaventati. Non volete andare fuori per forza? No, assolutamente no, però cioè, serve a capire. No, diciamo che abbiamo parlato, abbiamo una struttura di gruppo, una struttura. Abbiamo una compagine molto coesa, ci siamo conosciuti, abbiamo messo insieme le nostre esperienze, non c'è, che fondamentalmente poi dovrebbe partire dal gruppo l'espulsione. Dalle 18 parte una diretta streaming della riunione alla Camera per rendere trasparente la selezione dei candidati all'ufficio di presidenza. Poco prima era arrivata la promozione via web di Claudio Messore e Daniele Martinelli, blogger vicini a Casaleggio, responsabili della comunicazione. Qualcosa non ha funzionato, meglio giocare d'anticipo. Bersani potrebbe tentare di esportare il modello Grasso per far nascere un esecutivo. Nessuna fiducia, nessun governo alla linea ufficiale e questa volta le 5 Stelle devono brillare insieme. E in quella riunione che è stata mostrata via streaming è stato deciso che il candidato alla vicepresidenza della Camera per i 5 Stelle è il campano Luigi Di Maio, mentre sarà Laura Castelli, la neoparlamentare del 5 Stelle, candidata a questore. Mi hanno disobbedito! Io ho i nomi dei dissidenti, ho i loro account, gli sequestro la DSL, gli sparo un Trojan, li posto su YouPorn! E tu, casa, come fai a rimanere calmo? Cioè, Beppe, sto scaricando un gigantesco OM verso un dissidente. Bravo! OM è il suono mistico di purificazione? No, OM è l'inizio di... OM niente! Omma de Bossino! Omma te la faccio pagà! Omma ti mando al confino! Che bel sogno che ho fatto! Boldrini e Grasso, presidenti delle camere, e i grillini che si spaccano a causa mia! Sì, lo sapevo, sono rosso! Avete visto, sgommati? Te! Voi mi avete fatto grigio, ma io ho perseverato e ho vinto! Quel pupazzo grigio ora lo dovete bruciare, buttare, macerare!
E ora vado e mi faccio la doccia. Ciao, Pierluigi! Oh, no! Vai via! Vai via! Io non ti mollo! Viva Vasco Rossi! Lo spacchiamo! Lo spacchiamo! Vai via! Sei solo una visione! Un'allucinazione! Un incubo! Vado dentro! Oh, maledetto! Niente larghe intese di governo! Salario garantito, patrimoniale, via rimborsi ai partiti e piano piano manda quel paese pure da lei. Oh, questo no! Beh, magari il fatto che levo di mezzo D'Alema è un po' una boiata. Ciao, Pierluigi! E mi hai richiamato! Confermo! Basta pure con D'Alema! Orrore! Sarà durissima levarsi d'attorno. Sto qui tutto grigio. Presidente, si svegli. Hanno votato? Eh sì. Allora? Grasso e Boldrini. PD al Senato, Sella alla Camera. È un uomo di sinistra al Quirinale. Cribbio! Ma cos'è? Goodbye Lenin. Mario, è andata bene, vero? Abbiamo eletto i presidenti delle Camere. Adesso magari si riesce pure a formare il governo e posso andare in pensione sereno. Mario, c'è qualcosa che non va? Certo che c'è qualcosa che non va. Volevo fare il presidente del Senato e invece hanno eletto Grasso e io ci tenevo tanto. Sapete che ho perso le elezioni. Magari una piccola soddisfazione me la meritavo. E ora dove vado? Sai dove vai? Dove? Te ne vai a fanculo! E la vita te ne vai a fanculo, cerutto cazzo! Non ti sopportiamo più, attenna! Vai! No, la mia chita vive, sembra mia zeppa, stai! Non già fa più! Vattene! Presidente, andiamo adesso. No, dobbiamo votare. Ma abbiamo già votato e abbiamo perso. Ha vinto Grasso. Bene. Come bene? Ora che c'è un presidente del Senato, possiamo dare inizio ai lavori parlamentari. Forza, votiamo qualcosa, su. Votiamo la fiducia al governo Bersani, dai. Votiamo per il Quirinale, va bene anche Prodi, basta che votiamo. Presidente, ma che le prende? L'hai visto anche tu, i giudici, se sono impegnato al Senato, me lo danno subito il legittimo impedimento. Mentre a questa storia della congiuntivite non ci crede nessuno, anzi, riprenditi questi. Forza, votiamo. Sono le 5 di mattina, non c'è nessuno. So io come farli correre tutti qui, il PD, i grillini. Votiamo questa. Cos'è? La legge sul conflitto di interesse. Ma è contro i suoi interessi. Ti assicuro che in questo momento è nel mio interesse. Ghedini, io ho un problema. Questo filmato lo mantiamo a Paperissima. Anzi, a Papissima. Gli ci sta bene a Francesco. Chiesa povera. Avrà scarpe da tuoi soldi che si scivola. Mica come mie scarpette di Prada. Ah. Oddio, tanco. Musica da poveracci. E allora, Casaleggio, cosa facciamo con quei grillini che hanno votato Grasso, eh? Li mandiamo fuori? Sì, gli mettiamo dall'LSD nel bicchiere. Sai come andranno fuori? Ma no, li cacciamo! Li rimandiamo a casa! A piedi? No! Direbbero che non siamo democratici. E paghiamo il biglietto del treno. Lui ha già dato dei. Ma tu guarda questo! Mo si mette a salutare i fratelli uno a uno. E guarda come stanno tutti esaltati, tutti a dire come buono, come bravo, il papa dei poveri. Allora io che sono stato? Papa dei ricchi? Ah, bello! Come il pallone de Dios funziona una volta, alla seconda io il pallone te lo buco. Anzi, te lo fulmino! Risulta eletto il senatore Grasso. La musica è finita. È la fine!
Che schifo! Trivio, Massimo, devi reagire. Lo so che l'elezione di Grasso è una sconfitta, ma devi rialzarti. Ma non capisci che è la fine di un'epoca? La Boldrini, Grasso, sono persone di alto profilo e i grillini li hanno votati. Lo sai che significa questo? Che i grillini sono degli zozzi comunisti. No, e che Bersani ha capito come fare a trovare qualche grillino che lo vota. Nomi nuovi, idee nuove, buona politica. E con queste cose fa il governo e io non diventerò mai presidente della Repubblica. E a me mi mandano pure in galera quei bolscevichi. Bisogna fermare questa cosa scandalosa. Giusto. Che si fa? C'è una sola alternativa. Quale? Mettersi a fare anche noi una buona politica, con scelte di alto profilo e delle riforme che servano al paese. No.